Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video, oggi dedicato, come possiamo vedere alle mie spalle, ad un classico, un cult degli anni 80, metà anni 80, ovvero Scuola di Mostri, Monster Squad, girato nel 1986 dal regista Fred Decker, che un anno prima aveva diretto un altro bel film che è passato un po' così in sordina, ma Dimensione Terrore è un vero classico, con il grande Tom Atkins come protagonista. Creepers, Night of Creepers, questo è il titolo originale che è uscito grazie alla Quadrifoglio. Oggi torniamo a parlare di Scuola di Mostri perché è uscito in Germania una nuova edizione in formato mediabook di questo film. Io avevo già acquistato 3 anni fa questa edizione mediabook, edizione limitata, c'erano diverse cover. Io avevo ordinato sinceramente un'altra cover, mi è arrivata questa. Si sono scusati quelle della Wicked Vision, che è la label che distribuisce questo mediabook, ma anche quello che è appena uscito in commercio. Edizione a 3 dischi che conteneva il film nel formato Blu-ray, più il film nel formato DVD, in più c'era un disco con i contenuti speciali, con il documentario Without Your Head, tanti extra, c'era il documentario in 5 parti, Monster Forever, se non sbaglio era questo il titolo, Monster Squad Forever, molto interessante. Che è successo qualche tempo dopo, è stato annunciato l'edizione da parte della Cine Museum, che chiaramente non mi sono lasciato scappare, un'edizione che io ho voluto acquistare nel formato one click, quindi acquistando tutte e 3 le edizioni, le 3 cover bellissime che credo siano ancora disponibili sul sito della Cine Museum. Non so se è disponibile la one click, però eventualmente andate sul loro sito. Davvero molto molto belle queste cover utilizzate, una collaborazione fra la Cine Museum e la Quadrifoglio. Edizione anche questa straricca di contenuti speciali, ci sono praticamente tutti gli extra presenti nell'edizione tedesca, salvo il commento audio che non è presente. Dopo l'edizione della Cine Museum è uscita anche l'edizione della Sinister Films, la Limited Edition, con anche questa cover dura, edizione che limitata a 1000 copie, scritte a mano. Sia di questa che dell'edizione Cine Museum trovate comunque l'unboxing review sul canale Dr. Loomis. Dicevamo, questa edizione comprendeva all'interno il booklet di 24 pagine, tutti i contenuti speciali che erano già presenti anche nell'edizione tedesca e quella della Cine Museum. In più qui cosa abbiamo? Abbiamo il commento audio, abbiamo ben 2 commenti audio, tutti sottotitolati in italiano. In più abbiamo anche il CD della colonna sonora, che non è male, nel CD la musica del film è davvero molto orecchiabile. E io avevo già acquistato in precedenza l'edizione nel formato DVD, che chiaramente adesso mandiamo in pensione, però torniamo adesso a parlare di questo film grazie all'edizione appena uscita in commercio in Germania, sempre tramite la Wicked Vision. Eccola qua, l'edizione a 2 dischi, qui abbiamo il film sempre nel formato Blu-ray, quindi non c'è un upgrade in 4K. Però qual è la novità? È il secondo disco, che è il documentario, ancora che non è mai uscito in commercio in Europa, Wolfman's Got Nards, The Documentary, il documentario di 90 minuti che è stato girato nel 2018, dove troviamo un po' tutti i personaggi che tornano a parlare del film, i fan, insomma hanno fatto un bel documentario di 90 minuti, io per adesso ho visto soltanto i primi 15 minuti, molto interessante. Chiaramente non c'è la traccia italiana, non ci sono nemmeno i sottotitoli in italiano, quindi l'ho seguito in inglese, altrimenti con i sottotitoli in tedesco. Però adesso cambiamo angolazione perché ve lo voglio mostrare più da vicino. Ah, ma prima di passare a mostrarvi il mediabook più da vicino, volevo mostrarvi anche un contenuto cartaceo che mi è stato inviato dalla Wicked Vision. Infatti chi acquista il prodotto, che ricordo è un'esclusiva di Wicked Vision Shop, quindi soltanto sul loro sito, ricevete anche il poster più una marea di contenuti cartacei che vedremo tra pochissimo da un'altra angolazione. Però il poster mi sembra giusto mostrarvelo, chiedo scusa per la telecamera che si è mossa, essendo un poster anche abbastanza grande è meglio mostrarvelo da questa angolazione. Quindi abbiamo il poster con l'artwork principale che abbiamo visto anche sul mediabook, in più abbiamo
quella con il titolo tedesco, ovvero Monster Busters, con quest'altro bel artwork. E questo è il poster fronte retro che mi è arrivato nel pacco, ovviamente separatamente, essendo un poster arrotolato. Con questo cambiamo angolazione e vediamo nel dettaglio sia il mediabook ma anche tutti i contenuti cartacei disponibili grazie a questa edizione. Ecco qui, quindi possiamo vedere più da vicino questa edizione mediabook tedesca targata Wicked Vision, uscita in commercio fine aprile, se non sbaglio era il 28 aprile, la data di distribuzione di questa pellicola diretta da Fred Decker, metà anni 80, un vero classico. Ecco qua, questa è la costina dell'edizione Wicked Vision, giriamo un po'. Innanzitutto vi mostro anche il flyer che era presente con la dicitura Dutisk Limited Collector's Edition numero 30, un film che ha segnato una generazione e che include anche il disco bonus con il documentario. Vediamo quindi più da vicino quello che c'è scritto qui sulla parte posteriore, quindi viene rimarcato nuovamente l'esclusivo documentario di 90 minuti che è stato girato nel 2018. Quindi cos'è che abbiamo? Abbiamo innanzitutto tutti gli extra che erano presenti già nell'edizione uscita in commercio in passato, sempre per la Wicked Vision, e la maggior parte sono stati poi anche riportati sull'edizione italiana. Gli extra sono un po' sparpagliati sia qui che qui, ma per quanto riguarda il secondo disco, quindi è quello che interessa a noi perché è differente rispetto all'edizione uscita in precedenza, abbiamo questo documentario Wolfman's Got Nards. Abbiamo all'interno anche come extra delle interviste estese ad Adam Goldberg, Fred Decker, il regista Shane Blake e Seth Green. Abbiamo delle scene eliminate del documentario. Poi abbiamo featurette, una featurette in the Gotham Club, more with fans, quindi molto di più con i fan del film. Queste quattro interviste però sono presenti anche nell'edizione precedente della Mediabook della Wicked Vision, trailer e basta, quindi ci sono comunque oltre al documentario un bel po' di contenuti extra nuovi. Per quanto riguarda il formato video del documentario 1.78, abbiamo la traccia unica inglese in DTS HD Master Audio sia 5.1 che 2.0 stereo e i sottotitoli in inglese e in tedesco, quindi è presente anche, diciamo, per chi non comprende il tedesco ci sono i sottotitoli anche in inglese. Io credevo fosse una cover unica, però qui leggo cover F limitata a 666 copie, quindi vi consiglio comunque di visionare il loro sito, quello della Wicked Vision. Il prodotto dovrebbe costare intorno ai 32,90 se non sbaglio. Vediamolo al suo interno, l'ho già visionato. Qui abbiamo il disco del film, abbiamo lo stesso booklet che era presente anche nell'edizione precedente, però è stato leggermente cambiato un pochino qualche parolina, insomma, però per il resto il booklet è esattamente quello che vi avevo già mostrato nella precedente video recensione pubblicata circa 2 o 3 anni fa. Ecco qua, diciamo che le immagini qui sono un po' più scure rispetto al booklet precedente. Ecco qua, e qui abbiamo il disco Wolfman's Got Nards, a documentary. Chiudiamo e ora vi voglio mostrare tutti i contenuti cartacei che io ho inserito all'interno di questa busta, perché sono arrivati senza nulla, senza nessun contenitore, erano un po' così, svolazzavano. Vediamo un po' prima gli adesivi, vediamo, questo è l'adesivo The Monster Squad, che ovviamente io non attaccherò da nessuna parte, li terrò da parte la collezione. Poi abbiamo Wicked Vision Forever Physical, Stream is offline, thank you. E poi cos'altro abbiamo? Abbiamo due poggiabicchieri. Oh, questo è pure rovinato, peccato. Vabbè, è arrivato un po' strappato. E questo è il secondo. Poi vediamo un altro adesivo. Ecco chi dovete chiamare se avete bisogno del Monster Busters,
ovvero la squadra antimostro. Poi abbiamo un adesivo con l'occhio della Wicked Vision. E poi qui abbiamo una specie di bigliettino da visita, una member card per i componenti della squadra antimostri. Chiamateci, c'è l'indirizzo e il numero di telefono e anche addirittura l'indirizzo email, perché all'epoca c'era anche la mail. Poi abbiamo ben 15 cards. Vediamo un po'. Con le varie locandine del film. Questa riprende il media book che avevo acquistato. Ecco qua. E questa è l'ultima card, sempre con il titolo sul retro. Poi qui abbiamo altre cards, queste sono 15, queste qui, e sono dei fun facts, quindi qui abbiamo i vari personaggi del film e poi sul retro abbiamo degli aneddoti, delle curiosità sul personaggio, che adesso vi mostro pian pianino. Qui abbiamo il papà. Ecco qua, potete leggerlo, magari mettete pausa. Qui abbiamo la madre, anche lei ha partecipato al film I Goonies, sempre nel ruolo della madre. Qui abbiamo l'uomo tedesco che fa paura. Ecco qua, Leonardo Cimino. Poi qui abbiamo Eugene che trova il mostro nell'armadio. Qui abbiamo Horace, se non sbaglio questo è l'attore che è morto anche abbastanza giovane, non ricordo l'anno, ma è morto giovane. Qui abbiamo Rudy, Patrick, poi Phoebe, la piccola Phoebe che incontra il mostro di Frankenstein, la vergine che aiuterà il gruppo a salvare il mondo, Sean, e poi abbiamo il mostro di Frankenstein, poi abbiamo la mummia, quindi adesso vediamo tutti i mostri presenti nel film. L'uomo pesce, ricordo che gli effetti speciali curati da Sam Winston, l'uomo lupo, e poi abbiamo il conte Dracula. E qui scopriamo che Liam Neeson era stato scelto come attore per il film inizialmente. E quindi questi sono tutti i contenuti cartacei presenti in questa edizione Wicked Vision di Scuola di Mostri. Bene, quindi questo era il mediabook, il nuovo mediabook dedicato a Scuola di Mostri, che contiene quindi il bonus disc con il documentario Wolfman's Gotnards. Se siete interessati soltanto al film, vi ricordo nuovamente che il prodotto è disponibile grazie alla Cine Museum in 3 versioni differenti, formato mediabook, altrimenti c'è l'edizione della sinistra. Insomma, grazie a Dio anche in Italia abbiamo comunque la possibilità di poter recuperare questo piccolo gioiellino di metà anni 80. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti.